Ringrazio dell'invito l'amico e presidente Tiziano Pesce. Purtroppo per impegni concomitanti non posso essere lì con voi, ma ci tenevo a inviarvi il mio saluto. Non è una sorpresa per me ritrovarmi in prima linea per sostenere l'accessibilità all'attività sportiva e per valorizzare il ruolo dello sport nel processo di riattivazione socio-economica post-Covid-19. Così come non deve essere una sorpresa per voi sapere che Sport e Salute è al vostro fianco in questa sfida che ci vede protagonisti ogni giorno per il bene delle nostre comunità. Sport e Salute nel nostro DNA. Sport è verbo e non congiunzione. Salute, come ha recentemente sottolineato il ministro Speranza, parlando proprio del futuro che ci aspetta. Ed è qui che si gioca la partita, che in azioni come quelle che oggi presenterete insieme al CESE si riassume in una parola: garanzia. Abbiamo il dovere verso i nostri cittadini di sottoscrivere per loro una sorta di certificato di garanzia che imponga lo sport come materia di benessere, permetta a tutti di poter scegliere lo sport come proprio diritto senza fare differenze. Accessibilità a tutti e capillarità sui nostri territori sono le due strade da percorrere perché lo sport sia un valore aggiunto, un modello di sport che non lascia indietro nessuno, che predica, cerca e trova uguaglianza. Dove? Appunto su tutto il nostro territorio, dove abbiamo iniziato sfide importanti, concretizzato obiettivi. E allora portiamoli avanti insieme perché è solo stando uniti e facendo rete che si possono ottenere risultati come quelli che stiamo raccogliendo in queste settimane, dove inauguriamo parchi come palestre a cielo aperto o riqualifichiamo spazi che fino a ieri erano in mano al degrado. Oggi c'è lo sport a trasmettere la vita. Quindi buon lavoro, buona strada a tutti per il bene dello sport.